Pestrin, palla per Soligo che involontariamente tocca di tacco, smarcando ancora Soligo, intervento a due su Soligo che rimane a terra, si alza tutta la panchina, accorrono contro Federici, reo di questo brutto fallo, e c'è ammonizione per il numero 38, ammonito Federici, l'arbitro ha il suo da fare per calmare gli animi, ovviamente in campo vediamo l'azione di Federici che va Pestrina in anticipo, Federici a due, un bruttissimo fallo, l'entrata proprio con piede a martello, vedremo le decisioni dell'arbitro, c'è stata comunque l'ammonizione di Federici, Pestrin rimane ancora a terra, prosegue, c'è proprio Vitiello adesso che è intervenuto, poi Berni, è una bruttissimo, uno spettacolo bruttissimo in campo, se l'arbitro non assume determinazioni drastiche avrà difficoltà poi a mantenere l'equilibrio della partita. Tommasi, persino le forze dell'ordine in campo a calmare gli animi, mentre Coppola va a mettersi ovviamente, c'è molta tensione, la posta in palio è grossa, c'è stato un bagarre violenta, invece seguiamo Tommasi, quali determinazioni assumerà, mentre anche tra il pubblico di Grosseto giunto a Salerno, sistemato in curva nord, continua, mentre c'è anche un uomo della panchina, adesso anche Pellicori, termina tutto, c'è anche Coppola che va a chiedere scusa, vediamo Tommasi che cosa fa. Allora, ammonizione per Chiriasis, ammonizione per Vitiello, è tutto risolto. Allora, Vitiello ammonito, Chiriasis ammonito. Comunque, da rivedere il fallo commesso ai danni di Pestrin.